Presidente Tricarico, Presidente della Fondazione ICSA e già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, un'infrastruttura, quella meno visibile che quella digitale e con i rischi che essa ha, soprattutto per la cybersicurezza, la sicurezza diciamo digitale. Intanto questa minaccia è così forte ed è così pericolosa? Ma guardi, io parlerò a nome del convitato di pietra, diciamo, che è la sicurezza, no? Perché in tutti i discorsi che ho sentito, ma è un po' ricorrente questo fatto, ancora non entra, nella mente degli imprenditori, di chi fa impresa o anche delle istituzioni pubbliche, che la sicurezza è una cosa che va fatta by design. Delle volte addirittura è una precondizione, non deve accompagnare l'iniziativa, ma deve prevenire. Allora, faccio un esempio, il piano Mattei. Allora, noi non lo conosciamo nelle sue declinazioni concrete, operative, di dettaglio, però in tutte le discussioni che sono state fatte non ho mai sentito parlare di sicurezza, no? Senza la quale nessuna iniziativa di carattere culturale, sociale, industriale, di nessun tipo può essere concepita in un continente dove ci sono le scorribande dei russi per assicurarsi un radicamento, dei cinesi che sono già belli costretti, dalla Turchia e di chi altro. Quindi ecco, questo è un approccio che comunque va riversato in ogni comparto. Allora, per evocare il paragone non peregrino, secondo me, e che ha delle prospettive importanti di sfruttamento del comparto aereo con quello marittimo, io credo che il comparto aereo debba trascinare ancora di più di quanto non abbia fatto finora il comparto marittimo. Mi spiego. Torri Gemelle. Immediatamente si mette in opera un comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei, si chiama CISA. In Italia. CISA. Non c'era nulla per il comparto marittimo. Allora nascono per emulazione il CISM, comparto sicurezza marittimi, e CIST, terrestre. Allora, mentre nel settore aeronautico c'è stata una normazione veramente molto prolifica, a delle volte isterica, eccessiva, no? Che però hanno blindato la sicurezza nei cieli. Può succedere sempre qualche inconveniente, ma non certo per difetto di pianificazione. Nel comparto marittimo questo ancora non c'è in maniera compiuta. Mi spiego. La sicurezza dei passeggeri. Oggi migliaia di passeggeri per ogni nave. Arriverà l'anno del giubileo e chissà quanto si moltiplicheranno. Quello che si è in grado di fare su questi soggetti è un controllo dalle guardie giurate, dalla finanza, dalle dogane, dalla polizia di frontiera, ma sono tutti controlli a campione, se così vogliamo dire, no? Quando invece nel comparto aereo c'è una procedura che si chiama Passenger Name Record, in base alla quale preventivamente, non è che si aspetta il passeggero per verificare, ma in maniera preliminare viene fatta una profilazione in tempo reale Cioè, io di tutti. che ho preso il biglietto per tornarmene a Roma, con nome e cognome fanno preventivamente un controllo. Appena fa una prenotazione, E se immediatamente. io prendo il traghetto per andarmene in Sardegna, non mi fanno il controllo col mio nome? No, il controllo nel comparto aereo viene fatto sempre. Nel comparto marittimo non c'è Quello dicevo, il ancora questo. traghetto. Allora c'è questo mega cervello del Ministero degli Interni. Bisognerebbe mettere dentro il bocchettone anche del comparto Io lì marittimo. c'ho un sottotenente fortissimo Dove? che è lì, che prende questi bocchettoni e poi li vendono ai giornalisti. Sì, è Si alla DNA. chiama Sì, quello là, quello quello lì. là, quello là. Andiamo. No, però a me impressiona questa cosa. Lei mi sta dicendo che lo stesso controllo che io ho come passeggero aereo preventivo non ce l'ho come passeggero marittimo? Non ce E l'ho. lo si può fare, tecnicamente è Ma è possibile farlo. incredibile. Ecco, io vorrei un giorno, signor Ministro, presentarlo al CISM, un progetto di questo tipo, per il quale la mia fondazione si è adoperata moltissimo, però per Ma motivi che. costano queste cose? Costano le Ma aziende? no, non costano, assolutamente no. Cioè, bisogna adeguare il sistema a una richiesta maggiore, punto. Non come quella dei passaporti. Si fa prima, Certo. si fa prima. Ecco, quindi quello che voglio Questo è dire. un pre-controllo per vedere che non ci sia proprio il. Assolutamente. Cioè, immediatamente al primo atto per imbarcarsi, non certo sull'aliscafo da Napoli, ecco, Sì. ma per esempio
Lei pensa a tutti i traffici con il Nord Africa, di tutti i traghetti, no? Tutti i traffici? Con il Nord Africa. Ah, sì, 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 certo. Ah, certo. Allora, lo sappiamo, noi sappiamo soltanto che hanno i documenti in ordine e che il bagaglio non contiene una bomba. Dopodiché, se quello è un sospetto, un terrorista, una persona, perché poi tutto questo sistema... Ma non ci posso credere, però. Guardi, il generale Camisa dicendo che io non posso credere. Uno prende il traghetto dal Nord Africa in Italia e su quel nome... Quindi prendono... Non c'è un controllo automatico che fa capo alle forze di polizia, dove c'è un mondo informatico dove ci sono tutti i sospetti, i criminali, i terroristi, eccetera, e scatta immediatamente un'allerta e tu lo fermi, oppure il comandante si regola con tutte le sue procedure. Ecco, allora cosa voglio dire con questo? Tutto questo naturalmente è estensibile anche, adesso Mar Rosso abbiamo visto, no? Per esempio, un altro comparto, siamo un po' fuori tema, dove diciamo, una migrazione delle tecnicalità del settore aereo possono migrare verso quello marittimo è quello del fenomeno migratorio. Anche lì, per esempio, ci sarebbe tantissimo da fare in questo senso, e però ecco, l'auspicio è quello che, voglio dire, dei mecenati illuminati, così dei benemeriti, o anche le istituzioni, possano mettere un po' più a fuoco la sicurezza, perché... come al solito è sempre un investimento, non è un costo, e in un mondo imprenditoriale, insomma, questo è un discorso che va fatto un po'... E comunque la sicurezza è uno dei temi fondamentali per la sanità economica di un paese, perché è uno di quegli effetti positivi per naturalmente cui c'è anche la parte cyber molto importante. Me lo dice il secondo giro velocemente, Zoppas, che poi io